E praticamente i primi banchi, sia da un lato che dall'altro, erano per le persone che frequentavano abitualmente la sinagoga. Qui sopra, questa è la zona delle donne, Matroneo, no? Da qui seguivamo le preghiere, si cantava, io sono stonata, non mi facevano mai cantare. E questo qui è diventata la piccola sinagoga per l'inverno perché facilmente riscaldabile, gli ebrei comunque. Dopo il dopoguerra erano pochi, quindi un po' pigiati, ma ci si stava tutti. Queste sono le porte di un interno della sinagoga piccola e si vedono i sigilli della questura ai tempi delle razzie fasciste tedesche. Ovviamente la questura ha voluto sigillare gli ambienti per evitare una razzia completa negli ambienti della comunità ebraica. Molti arredi sacri sono stati salvati per questo motivo. Io lavoro in questura a Modena da 10 anni circa e per me è stato piacevole studiare il fascicolo di Francesco Vecchione e conoscere questo mitico collega che all'epoca svolgeva le funzioni di capo di gabinetto e quindi è un vero onore per me parlare di lui. Mio padre negli anni 30 era già vice commissario, per cui per un certo periodo era stato in Sicilia, poi ha avuto un passaggio a Roma, addirittura nella guardia personale di Mussolini. E quindi lui, diciamo così, come tutti, aveva preso la tessera del Partito Nazionale Fascista, però non era mai stato, cioè, diciamo così, un fascista convinto. E poi da Roma viene trasferito a Modena. La maggior parte della carriera del commissario Francesco Vecchione si è svolta in questa questura, in un periodo particolare della nostra storia, che è quello del periodo fascista, delle leggi razziali e del dopoguerra. Diciamo che i capi di gabinetto sono delle funzioni di riferimento fondamentali in generale, in ogni struttura amministrativa, fa da filtro con gli altri colleghi, con il personale della questura, fa da filtro su quello che riferisce il questore, su come vanno attuati gli ordini del questore. E quindi, oltre ad essere un incarico fiduciario, è anche poi uno snodo fondamentale per l'articolazione delle pratiche che verranno distribuite in questura agli uffici competenti. Ma la sua vita, cioè, era abbastanza normale. Mi ricordo che andava in bicicletta da casa in questura e l'unico hobby che aveva giocava a bocce. Ecco, queste erano le cose che poi ha mantenuto anche quando dopo ha lasciato l'amministrazione. Mio fratello maggiore è nato nel 36, quindi lui si è sposato, mi sembra, nel 34 e quindi conduceva una vita abbastanza normale, abbastanza tranquilla, ecco. Se non poi, quando una volta che è subentrata il periodo della guerra, allora le cose cambiano, quindi poi ci sono state appunto le leggi razziali, che lui in sostanza non le ha mai potute digerire molto, quindi ecco spiegato il perché della sua attività. Naturalmente tutti sapete che nel 1938 c'erano state le leggi razziali, o meglio dire razziste, che avevano colto la famiglia di mia mamma a Ferrara, dove mio nonno era direttore delle carceri. Quando il nonno è stato forzato ad andare in pensione, hanno perso anche l'appartamento, che era un appartamento di servizio dove loro vivevano. Dopo un anno in cui passato a Ferrara, anche perché mia mamma per dispiacere si era ammalata, tornano a Modena, che era la città originaria del nonno. Mia mamma vive molto male perché
non aveva amicizie, non poteva fare le cose che normalmente fanno i ragazzi di 18-20 anni. E quindi l'occasione di lavorare in comunità era stata per lei salvifica, perché significava fare qualcosa. Era diventata segretaria della comunità ebraica. Modena nel 1938 aveva una comunità numericamente non molto grande, ma comunque molto ben integrata all'interno del tessuto economico, sociale, e gli ebrei modenesi, come un po' tutti gli ebrei italiani, sono sorpresi non solo dalla promulgazione delle leggi razziali, ma anche dall'indifferenza con cui vengono accolte e di conseguenza poi dal modo brusco in cui sono da un giorno all'altro allontanati da tutti gli ambiti della vita cittadina. Ecco, Francesco Vecchione dimostra subito di non avere questa indifferenza. Chiaramente il ruolo che ricopre è un ruolo istituzionale, quindi non può fare gesti eclatanti, però c'è proprio una testimonianza che è quella di Beniamino Stern, che è la testimonianza anche dalla quale siamo partiti, che ricorda come anche un gesto semplice come la gentilezza, la cordialità con cui veniva accolto in questura, insomma l'interessamento che Vecchione dimostrava per la condizione della famiglia, era già un momento di grande sollievo, ecco, perché si sentivano comunque considerati e riconosciuti, ecco, nella loro presenza, non trasparenti come accadeva in molti altri momenti della loro vita. È interessante in questo caso l'allegato che accompagna questo documento, perché una sessantina di ebrei modenesi con l'indirizzo, quindi esatto. Anche li vede dove stavano. Sì, questi erano proprio gli elenchi. Un elenco parziale, indubbiamente, perché allora non c'era il computer, non c'era niente. Però dobbiamo dire che diciamo 60 capi famiglia, quindi allora non so, gli ebrei a Modena erano 250, 300 sì, persone. Sì, grosso modo, perlomeno alla fine dell'estate del 38, questi elenchi che erano stati fatti a partire dal 1938 e che poi vengono periodicamente aggiornati, sono verosimilmente anche gli elenchi che poi hanno a disposizione gli uomini della questura per effettuare gli arresti, oltre che per effettuare le requisizioni dei beni. E questo secondo me è interessante. È alla fine del 43 che viene emanata l'ordinanza che impone l'arresto e la deportazione delle famiglie ebraiche. E quindi proprio di fronte a questa svolta così dura della Repubblica Sociale Italiana, Francesco Vecchione capisce che dall'interno della questura, dalla sua posizione, può fare qualcosa di concreto. Mia mamma mi ha raccontato una storia che non ricordo nei dettagli. Nella storia la persona che era stata convocata da Vecchione era Campagnano, il presidente. Sul tavolo c'era solo un foglio. Vecchione fa accomodare la persona sulla sedia davanti, poi dice: mi scusi, mi devo assentare un momento. Esce e naturalmente la persona convocata guarda il foglio, ordine di arresto immediato, lista degli ebrei. Torna Vecchione: scusi, guardi, in realtà ho già risolto, non ho più bisogno di lei, la saluto. È ovvio che in questa maniera aveva avvisato senza avvisare, con molto coraggio naturalmente, perché è una posizione molto delicata. Sembra anche, da quello che mi ha detto mia mamma, che lui poi, oltre ad avvisare questa persona, che a sua volta ha avvisato altri e con una specie di staffetta valanga hanno avvisato tutti gli ebrei, avesse anche mandato un questurino in giro da qualcheduno. Ora, non abbiamo dei documenti che quindi ci permettano di ricostruire esattamente che cosa è accaduto, ma le testimonianze sono tutte abbastanza concordi nel dire che arrivavano queste una o due agenti, suonavano alla porta,
facevano capire, insomma, che cosa sarebbe accaduto di lì a poco, quindi consigliavano di allontanarsi e proprio per quell'atteggiamento di benevolenza che Francesco Vecchione aveva avuto anche nei mesi, negli anni precedenti, queste famiglie ebraiche si fidano immediatamente, perché nel periodo molto confuso della primissima Repubblica Sociale anche gli ebrei non sanno bene che cosa aspettarsi, di chi fidarsi, di chi no. Ecco, quando capiscono che il messaggio arriva da Francesco Vecchione, non c'è dubbio, si può credere alla sua parola. L'attività di Francesco Vecchione è stata una di quelle attività determinanti all'interno della rete di solidarietà che si è sviluppata a Modena e sul territorio modenese e che di fatto ha permesso di, diciamo così, di contenere anche i numeri della tragedia, perché sostanzialmente sono poco più di una decina gli ebrei che sono stati deportati, gli ebrei modenesi deportati, di cui 13 purtroppo deceduti ad Auschwitz. Però rispetto ai numeri iniziali, quindi di circa 260 persone nel 1938, sono numeri tutto sommato contenuti rispetto ad altre realtà. È un'attività, quella di Francesco Vecchione, molto rischiosa e lui stesso se ne accorge. All'interno degli uffici della questura c'è più di un malumore nei suoi confronti e rischia moltissimo, tanto che a un certo punto viene anche inserito in una lista di persone da fucilare. Poi si capisce che non è opportuno, anche a livello di ordine pubblico, fucilare in piazza un esponente comunque del potere fascista, quindi si preferisce aspettare, non si riuscirà mai effettivamente ad incriminarlo, però Vecchione sa benissimo, ecco, di essere molto ben controllato, tanto che per molti mesi non dorme a casa, non vede la famiglia, proprio per evitare di metterli in pericolo, ecco. Proprio per la posizione che lui rivestiva di capo di gabinetto, Vecchione riuscì ad aiutare molte persone. Un esempio che possiamo fornire fu durante un rastrellamento che ci fu a Montefiorino, dove c'erano sacche di resistenza antifasciste, e vennero appunto rastrellate, portate in questura 50 civili, che erano poi prevalentemente donne, bambini, anziani. E però furono messe a disposizione del commissario Vecchione per essere interrogate. Lui molto intelligentemente si rese conto della situazione, che non erano persone sicuramente sulle quali infierire, e quindi le lasciò, le rimise subito in libertà. Furono tanti gesti in cui si rivelò un po' più che il suo antifascismo, secondo me, la sua capacità di valutazione delle persone. Per lui l'istituzione che rispettava di più era la monarchia, perché cioè questo l'ho capito, perché cioè lui insomma ha sempre, anche poi dopo, ha sempre avuto una certa simpatia per il partito monarchico. Cercò sempre di rispettare e di applicare la legge, però diciamo un po' sul filo del rasoio, nel senso che applicava la legge ma a favore delle persone. Dopo la guerra mia mamma ha voluto sapere meglio di chi l'aveva salvato, infatti i nomi di queste persone mi sono familiari da sempre. Mia mamma ha cercato di cominciare a lavorare come maestra e ha trovato della grande ostilità e del grande antisemitismo anche negli anni 50, stiamo parlando degli anni 50. E ha incontrato, per cercare documenti vari, si è trovato in prefettura, in vari uffici, delle persone che lei conosceva come fascisti, i quali rimanevano impunemente al loro posto di lavoro e anche si comportavano in maniera veramente antipatica, diciamo così, poco gentile nei confronti degli ebrei, perché erano rimasti antisemiti. Quindi purtroppo in Italia non c'è stato un ripensamento. Sì, il dopoguerra è un periodo piuttosto complesso a livello generale, ma anche nella biografia di Francesco Vecchione. Resta al suo posto, sappiamo che è molto apprezzato dai colleghi. Si prova anche da parte della questura, delle prefetture, si chiede al Ministero dell'Interno di riconoscerne il ruolo, di riconoscerne i meriti e di promuoverlo a questore di Modena.
non sarà così, e quindi Francesco Vecchione sceglie comunque di fare un passo indietro, rimane all'interno della questura ma non diventerà questore. Dopo Modena nel 1948 fa un breve passaggio a Treviso, ma poi dopo sceglie nel 1951 di lasciare definitivamente la polizia e ritrasferirsi a Nola, San Paolo Belsito, insomma le zone in cui era nato, aveva vissuto la sua giovinezza. Anche lì poi si è dato da fare, ha trovato altri impieghi, altri in un'azienda costruttrice, faceva un po' l'amministrazione, curava l'amministrazione. Poi dopo praticamente si è anche lì messo, diciamo così, in politica, tra virgolette, nella politica locale, ed ha fatto il vice sindaco del paese per parecchio tempo, con dei riscontri molto positivi da parte della popolazione. E quindi, tanto per citare un episodio, quando c'è stato il terremoto degli anni 79-80 in Irpinia, e quindi è iniziata la ricostruzione, tanto per descrivere il tipo che era mio padre, la nostra casa, che era tutta lesionata, praticamente non ha avuto mai i sussidi che erano previsti per il terremoto, perché lui ci metteva sempre in fondo per fare posto a quelli, per non essere tacciato di interesse privato nel pubblico. Ecco. E infatti questa casa l'abbiamo anche venduta lesionata e buona, cioè questo tanto per capire. Di questa storia direttamente da mio padre ho avuto sempre delle notizie piuttosto frammentarie, non mi ha mai fatto una narrazione completa, non mi ha fatto mai capire l'importanza di quello che aveva fatto. Vecchione ha fatto un lavoro ottimo e soprattutto, cioè, chiaramente per motivi di segretezza, ma poi non l'ha rivendicato, una persona che non ci teneva ad apparire, forse come tante persone ha ritenuto che deve fare il suo dovere. Ecco. Sicuramente non può aver fatto tutto da solo, c'è qualcuno che lo ha aiutato, a partire da questi, qualcuno parla di uno, due agenti che vanno a suo nome proprio perché lui non poteva esporsi così tanto. Per ora non siamo riusciti a ricostruire concretamente chi fossero queste persone. Chi ha compiuto queste azioni così coraggiose, adesso lo possiamo dire così coraggiose, aveva una dignità tale che le considerava parte integrante della propria professione. Questo era il personaggio di mio padre, che era piuttosto riservato e quindi non si è mai vantato di quello che ha fatto, lo riteneva un atto normale come servitore dello Stato.